Da 1 a 100, quante possibilità che possano decollare nel giro di un Io... anno gli aerei delle aerolinee siciliane? Noi abbiamo bisogno, noi abbiamo bisogno che i siciliani, che gli imprenditori siciliani, i pensionati, gli impiegati, ci sono oltre 200.000 dipendenti regionali che in Sicilia stanno bene, giusto? Che investano 2.000 euro avendo degli sconti e avendo la garanzia del price cap. Perché il price cap non l'ha inventato Schifani, l'ho inventato io 4 anni fa, quando nello statuto di Aerolinee Siciliane ho detto i soci, gli azionisti avranno uno sconto del 20% sull'importo realmente in vendita, giusto? E in più avranno diritto anche il giorno prima di Natale ad avere il biglietto a un prezzo che non è superiore al 30% in più del costo alla compagnia. Siccome un Catania a Roma costa 42 euro, lo comprano a 60 euro il 23 dicembre. Un Catania a Milano lo comprano a 80 euro gli azionisti, anche il giorno prima e forse anche l'ultimo posto. E noi questo lo abbiamo messo per statuto. Non sono le chiacchiere di chi non ha mai parlato di bigliettieri, chi non ha mai visto un aeroplano, di chi dice che il caro volo è dato dal fatto che l'aeroporto è pubblico. Quindi allora privatizziamolo, vendiamo Catania Fontanarossa con il miliardo di soldi pubblici che si stanno investendo, quindi lo regaliamo a qualcuno e vedrete che il caro volo salirà. Tant'è vero che è salito, non è successo niente. Solo propaganda. Solo becera propaganda, becera propaganda alimentata da qualche organo di informazione che Compiacente. compiacente che per 100 euro probabilmente si vende. Vedremo di comprarci anche noi qualcuno.